Prima di iniziare l'omelia voglio salutare a distanza Monsignor Domenico D'Ambrosio che diversamente dal solito oggi non è potuto essere presente perché anche lui alla messa crismale a San Severo e Monsignor Borgia della nostra diocesi che mi ha mandato gli auguri per questa celebrazione dicendo della sua vicinanza. Carissimo popolo santo di Dio e amati fratelli nel sacerdozio, ringraziamo con forza il Signore per essere ritornati a celebrare la Santa Messa Crismale in Cattedrale, la Chiesa Madre di tutta la nostra Arcidiocesi. Sono passati 4 anni dall'ultima volta, era il mercoledì santo del 2019, e non potevamo prevedere quanto ci aspettava da affrontare la prova della pandemia. E come se non bastasse, da ormai quasi 14 mesi, 405 giorni, si è aggiunta la prova della guerra in Europa tra Russia e Ucraina. Situazione che sconvolge gli animi di tutti, riempie di apprensione e timore. Sono stati anni difficili, da cui ancora cerchiamo di uscirne provati e con i segni di ferite non del tutto rimarginate. Sono stati anni in cui abbiamo cercato di imparare da quanto ci accadeva. Ci siamo scoperti tutti insieme fragili, bisognosi gli uni degli altri, tutti, indipendentemente dalla nostra posizione sociale ed economica, naviganti sulla stessa barca in balia della stessa improvvisa tempesta. E la tempesta che sembrava terminare non è finita, ma ha aggiunto forme di violenza devastante che inquinano pensieri e cuori, e la violenza della guerra illogica e blasfema. Contemporaneamente, come Chiesa universale e particolare, abbiamo intrapreso il cammino sinodale per essere veramente Chiesa che annuncia il Vangelo camminando insieme in comunione, partecipazione e missione. Portiamo allora questa sera all'altare tutti insieme, quale popolo di sacerdoti, le sofferenze, i dolori, le contraddizioni e il peso dell'umanità ferita dalla pandemia e dalla guerra insensata. Il Signore, medico delle anime e dei corpi, li lenisca con l'unguento degli infermi. Portiamo il grido, l'urlo di pace che sale dalle sorelle e dai fratelli provati dalla guerra. E questa l'esigenza di Pasqua e la fedeltà alle beatitudini evangeliche. Il Signore Gesù rafforzi questa sete e fame di pace e giustizia con l'olio irrobustente dei catecumeni. Portiamo con spirito di ringraziamento e di invocazione di sostegno il percorso entusiasmante e solidale del cammino sinodale. Il risorto lo profumi col balsamo profetico e regale del suo crisma. Perché vogliamo tutti insieme, come popolo sacerdotale, che questa nostra triplice offerta sia accolta dal crocifisso risorto e sia resa viva dal dono dei 3 oli, allora rinnoviamo l'alleanza con Dio rivelatoci in Gesù, che ci fa uscire dalle nostre ristrettezze ed egoismi e ci fa camminare per un esodo di liberazione, comunione e missione. Professiamo con profonda fede che è Lui il Signore, il nostro Dio, che non ne abbiamo altri di fronte a noi, che non pronunciamo invano il nome del Signore nostro Dio. Quanto ho citato,
sono le prime parole del Decalogo, secondo Esodo. Adoriamo il Dio di Gesù, Signore della storia, riconosciamolo tale, facciamolo maturare nella nostra vita. A Lui solo rendiamo culto, senza cercare alcun guadagno o di interesse privato o di parte. Diversamente non saremmo cristiani, ma pagani e bestemmiatori. Il secondo comandamento non si riferisce solamente alla bestemmia esplicita, a volte semplice sfogo psicologico giustificabile dal peso asfissiante di situazioni disumane, ma si riferisce soprattutto a modalità di sentimenti negativi che occupano e soffocano il cuore e a un linguaggio che condiziona il pensare inquinando le relazioni. È così che l'io si sostituisce a Dio e cancella il noi, diventa un idolo per se stesso e per la conduzione della propria vita. Non ha più spazi aperti davanti a sé, ma solamente ambiente asfittico con aria che imputridisce e provoca la morte. Il secondo comandamento vale per tutti i battezzati, ma in modo particolare deve costituire l'ossatura di chi è chiamato a svolgere la funzione di ministro istituito e per questo consacrato con l'unzione. Non facciamoci illusioni, come ricorda San Paolo in Galati, non si può scherzare con Dio. Desidero allora sottolineare alcune parole che non dovrebbero mai stare nel linguaggio del presbitero, unto per essere ministro del Cristo crocifisso e risorto, salvatore dell'umanità e redentore del cosmo. Sono parole da evitare come riferimento di vita, o meglio ancora, vanno da noi presbiteri come trasfigurate. Se trasfigurate, portano a salvezza e collaborano alla redenzione che annunciamo predicando e testimoniando il Vangelo di Gesù. Analogamente, l'evitare l'uso di certe parole, o meglio ancora, saperle trasfigurare, facendole maturare in Vangelo vissuto, è compito di ogni battezzato in Cristo, unto come sacerdote, re e profeta. Lascio allora a me, ai fratelli presbiteri e a tutti voi, fratelli e sorelle, unti nel battesimo e profumati di Cristo, il compito di trasfigurare quattro parole. La prima parola è carriera. Gesù ha definito se stesso via, e i primi discepoli si chiamavano quelli della via. La via che Gesù ci propone non è quello della scalata, dell'arrivismo, del carrierismo o del successo individuale. La sua è la strada, odos, dello scendere, dell'abbassarsi, dello svuotarsi dell'io, kenosis. La carriera, secondo il Vangelo, è il rovesciamento della stessa e si chiama servizio. È quella che ci rende autentici servi, doulos, schiavi del Signore, dell'umanità, della creazione. Siamo chiamati a dare, a offrire, a sacrificare la vita, non a gonfiarla. Come ci ha ricordato il nostro servo di Dio, Don Antonio Spalatro, il cristianesimo è umiltà, nascondimento e marcire. Allora, con le sue parole, anche noi preghiamo dicendo: Signore, insegnami ad essere seme, un seme che sa nascondersi, sa marcire, sa morire. Ho preso queste citazioni dal suo diario del 21 gennaio 49 e 29 novembre del 50.
Trasfiguriamo, fratelli, la parola carriera in servizio e semineremo a piene mani e in ogni tipologia di terreno il Vangelo. La seconda parola è avversario. Gesù ha definito se stesso vita e vita in pienezza, vita che esalta e fa germogliare, non che pone paletti, crea recinti privati e sostiene contese. Il discepolo ed apostolo di Gesù vede davanti a sé non degli oppositori o contendenti, ma solamente dei volti. Nei tratti di ogni volto riconosce le fattezze dell'unico Creatore e Padre. Volti che si fanno scoprire tutti, fratelli e sorelle, figli di un Dio che si è fatto uno di noi, che si è sporcato e mescolato con la nostra carne e il nostro sangue. Siamo tutti volti rivolti l'uno verso l'altro, come spiegava il venerabile Don Tonino Bello. Nell'altro scopro lo stesso mio volto e riconosco quello di Cristo. Trasfiguriamo il termine avversario in volti rivolti e il nostro sguardo sull'umanità e sul mondo sarà come quello di Cristo, assetato di giustizia. La terza parola è nemico. E questa una vera brutta parola, perché è un termine che intende negare la dignità o addirittura l'esistenza dell'altro. È una vera bestemmia. La condanna chiaramente Gesù nel discorso della montagna e ci chiede di curare questa bestemmia contro l'umanità attraverso la preghiera. Pregando scopriremo il bisogno di chiamarci per nome e sentiremo che ogni volta che si pronuncia un nome si ravviva in tutti, in chi lo pronuncia e in chi si sente chiamato, la vocazione alla comune santità. La preghiera, rammentandoci la chiamata alla santità, rafforza il camminare insieme, sviluppa l'autentica sinodalità e ci introduce nella comunione trinitaria. Per usare espressioni di San Pio, in questo modo si avvicinerà sempre più l'uomo alla divinità e il solo dire credo costituirà per noi martirio e testimonianza. Ho tratto questa citazione dall'epistolario di San Pio del 22 ottobre e 23 novembre 1918. Era al termine della Prima Guerra Mondiale. Trasfiguriamo l'espressione nemico in preghiera e la fatica di ogni giorno ci renderà operatori di pace, chiamati figli di Dio. La quarta e ultima parola che voglio indicare è straniero. Dio, Padre di tutti, ha creato l'umanità una e non divisa, ma nello stesso tempo l'ha costituita plurale per risplendere l'immensità dell'origine divina continuamente creante. Siamo tutti stranieri e forestieri su questa terra, in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, perché emigranti verso la Gerusalemme celeste. Impariamo allora, e cito nuovamente il nostro servo di Dio, Don Antonio Spalatro, a darsi, uscire dalla propria mentalità, per mettersi in quella degli altri, e riusciremo a formare con Cristo un solo principio di vita, vivere ogni istante, compiere ogni azione, pregare come se agissimo insieme con Cristo
formanti una sola cosa con Lui. Parole dal suo diario del 22 dicembre 48 e 24 febbraio dello stesso anno. Non ci sarà più nessuno considerato straniero o forestiero nella casa comune ricevuta come dimora dal Creatore e Padre, ma tutti fratelli e sorelle nella medesima cordata verso il cielo. Trasfiguriamo la parola straniero in fratello e sorella e germoglierà la comunione attraverso i continenti, le culture, le nazioni ed in ogni cuore. Se saremo riusciti a trasfigurare i termini del nostro linguaggio, allora pronunceremo altre parole e scriveremo altre storie. Saranno autentiche poesie di Vangelo vissuto, perché coloreranno le nostre vite e le nostre città. Saranno storie che profumeranno delle beatitudini come annuncio, che avranno il gusto della fraternità nelle relazioni, respireranno della misericordia come stile e legge di vita. Preghiamo così con San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della Tua pace. Dove odio, fa che io porti amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti la fede. Dove l'errore, che io porti la verità. Dov'è la disperazione, che io porti la speranza. Dov'è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati e morendo che si risuscita a vita eterna. E così la pace che annunciamo con la bocca sia più copiosa nei nostri cuori. Pregando e vivendo così, con l'energia che proviene dall'unzione dei santi oli, ognuno di noi, sacerdoti e popolo santo di Dio, possa confessare come eti illesum: ho una fiducia così grande, non nel senso che tutto andrà sempre bene nella mia vita esteriore, ma nel senso che anche quando le cose mi andranno male, io continuerò ad accettare questa vita come una cosa buona e alla fine di ogni giornata sento il bisogno di dire: la vita è davvero bella. Amen.